Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buon pomeriggio da Giulia Guerrini, in studio per questa edizione delle notizie sportive. Calcio, Juventus, Paolo Dybala cerca squadra e ovviamente il mercato spagnolo, come quello inglese, è una possibilità appetibile. Però in questi primi passi Dybala e il suo entourage si stanno scontrando con due problemi, uno legato alle pretese economiche del giocatore, l'altro al suo livello di appeal nel mercato spagnolo. Buona notizia dall'infermeria, la riabilitazione del centrocampista McKennie sta andando bene. Se tutto andrà secondo programmi, tornerà a disposizione di Allegri a fine aprile. La Juventus ritroverebbe il suo senso del gol per le ultime 4 gare di campionato. Continuano gli interrogatori dei giocatori della Juventus da parte dei PM della Procura di Torino per il reato ipotizzato di falso in bilancio. Torino, Piazza sta trascorrendo la sosta nazionale lavorando al Philadelphia per convincere il tecnico Granata a dargli una seconda possibilità. Dopo la brutta prestazione di Genova, Ivan Juric ha così commentato: «Non ha fatto quello che mi aspettavo ad incrementare le possibilità di vedere Piazza in campo a Salerno, tuttavia c'è la situazione legata al Covid di Brecalo. Il trequartista è infatti in isolamento per Covid a Zagabria». Si sono concluse al Colle del Sestriere, dopo 1-3 giorni di grande agonismo, le gare valide per i campionati italiani assoluti di sci alpino. Tre bellissime giornate hanno fatto da sfondo ad una manifestazione straordinaria, afferma Gualtiero Brasso, direttore sportivo dello Sporting Club Sestrieres. Si è aggiudicato il titolo di campione italiano lo slalomista azzurro Alex Vinazzer. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.